siamo a terra. Mordin, sei sicuro che questi potenziamenti delle corazze ci proteggeranno dagli sciami cercatori? Certezza impossibile, ma in quantità limitate dovrebbero impedire individuazione, rendendo invisibili gli sciami, in teoria. In teoria? Tecnologia sperimentale, unico test e contatto con sciami cercatori. Impaziente di vedere se sopravvivere. Ucciderò tutti! Deve averlo sentito! I collettori disturbano le comunicazioni. Dovremo cavarcela da soli. Armi pesanti! Assomigliano ai mutanti che i Get usavano su Eden Prime. I Get avevano acquisito quella tecnologia dalla Sovereign. Merda. Dunque l'uomo misterioso aveva ragione. I collettori lavorano per i razziatori. Sembrano mezzo umani. Credo che ora sappiamo che ne è stato dei coloni. No, su Eden Prime le vittime venivano trasformate in mutanti impalandole su grossi spuntoni. Non li abbiamo visti qui. I collettori devono aver portato i mutanti. Stanno prendendo i coloni vivi per qualcos'altro. I collettori staranno facendo esperimenti sui coloni. Cosa avranno in mente? Sembra quasi peggio di ciò che mi ha fatto Cerberus. L'unico modo per scoprirlo è fermarli. I collettori non fuggiranno con altre vittime. Andiamo. Sì, signore. Che quiete. In genere ci vogliono diversi tranquillanti per farmi stare così tranquilla. Proprio come a Freedom Progress, l'intera colonia svanita. Armi pesanti! Ogni scudi a terra! Ah!
Sembra un qualche tipo di campo di stasi. Li mantiene coscienti, ma completamente inermi. Sono rimasti così a lungo. Abbiamo compagnia. Esci allo scoperto! Subito! Sei umano? Cosa ci fai qui? Li condurrai dritti da noi! Dovevi sentirli mentre cercavano di entrare. Sembra che non sia facile nascondersi dai collettori. Quelle cose erano collettori. Vuoi dire che esistono davvero? Pensavo che fossero solo un'invenzione. Sai com'è? Propaganda per tenerci nello spazio dell'alleanza. No!
Hanno preso Lilith! L'ho vista cadere! E anche Stan! Hanno preso quasi tutti! Come ti chiami? Qual è il tuo ruolo? Mi chiamo Delan, meccanico. Ero sceso qui per controllare la griglia principale dopo aver perso il segnale delle comunicazioni. Poi ho sentito gridare. Ho guardato fuori e c'erano degli sciami di insetti. Tutti quelli che toccavano restavano paralizzati. Ho sigillato le porte. Dannazione! È colpa dell'Alleanza! Hanno stanziato qui il capo Williams per costruire quelle torrette difensive. Ci hanno resi un bersaglio! Se avete delle difese, possiamo usarle contro la nave dei collettori. Prima dovresti calibrare il sistema di puntamento. Non ha mai funzionato bene. Ci arrangeremo. Dici solo dove trovarlo. Dirigetevi verso il trasmettitore principale dall'altra parte della colonia. Impossibile sbagliarsi. I comandi di puntamento sono nella base. Conosci questa colonia e il suo equipaggiamento? Dovresti venire con noi. Non se ne parla neanche. Lasceresti che i collettori prendano i tuoi amici? Sono un meccanico! Cosa dovrei fare? Colpirli con la mia chiave inglese! Ti lascerò uscire, ma chiuderò la porta alle tue spalle. Non voglio rischiare. Buona fortuna. Credo che ne avrai bisogno. Assumiamo il controllo. Smettila di sparare. Prenderò. Mi sorprende che non abbiamo incontrato altri coloni paralizzati. I collettori le hanno già portate sulla loro nave. Non ci resta molto tempo.
Ecco il trasmettitore. Normandy, mi ricevi? Qui è Joker. Il segnale è debole, comandante, ma ti sentiamo. Ida, puoi attivare le torrette difensive della colonia? Gli errori nel software di calibrazione possono essere facilmente risolti, ma ci vorrà del tempo per portare le torrette a piena potenza. Raccomando un atteggiamento difensivo. Non potrò mascherare l'aumento di potenza del generatore. Venone, lei sistema le batterie mentre a noi tocca il lavoro sporco. E noi fermeremo loro. Niente di più semplice. Non necessariamente. Rinforzi nemici in avvicinamento. Le consiglio di preparare le armi. Assumo il controllo di questa forma. La vostra morte è già... Ne arriveranno altri. Avviata accensione sequenziale. Batteria antinave Guardian al 40%. Rinforzi. Sembra che abbiamo attirato l'attenzione. Collettore.
lasciarli fuggire! Non possiamo farci niente. Sono decollati. Lì dentro c'è mezza colonia. Hanno preso Egam, Sam e Lilith! Fa qualcosa! Ho fatto del mio meglio mentre tu ti nascondevi nel tuo bunker. Se non fosse per Shepard, sareste tutti su quella nave. Shepard? Aspetta, lo conosco quel nome. Ma certo, mi ricordo di te. Sei un grande eroe dell'Alleanza. Il comandante Shepard, capitano della Normandy. Il primo spettro umano, salvatore della cittadella. Sei al cospetto di una leggenda, Delan, e di un fantasma. Oh, con tutta la gente che abbiamo perduto, dovevi salvarti proprio tu. Al diavolo, ne ho abbastanza degli agenti dell'Alleanza. Pensavo che tu fossi morto, comandante. Lo pensavamo tutti. Ne è passato di tempo, Ash. Come stai? È tutto ciò che hai da dire. Ricompari dopo 2 anni e parli come se non fosse successo niente. Ti avrei seguito ovunque, comandante. Crederti morto è stato un duro colpo. Perché non mi hai contattata? Perché non mi hai fatto sapere che eri vivo? Non avevo scelta. Ho trascorso gli ultimi 2 anni in coma mentre Cerberus mi ricostruiva. Ora lavori con Cerberus? Non posso credere che i rapporti fossero fondati. Rapporti? E tanti saluti alla segretezza. L'intelligence dell'Alleanza riteneva che ci fosse Cerberus dietro le sparizioni delle nostre colonie. Secondo una soffiata ricevuta, questa sarebbe stata la prossima. Anderson ha cercato di tenermi all'oscuro, ma giravano voci secondo cui non eri morto. Stavi lavorando per il nemico. Cerberus e io vogliamo la stessa cosa, salvare le nostre colonie. Ciò non significa che io sia ai loro ordini. Lo credi davvero? O è solo quello che Cerberus vuole farti credere? Volevo credere che tu fossi vivo, ma non mi sarei mai aspettata questo. Hai voltato le spalle a tutto quello in cui credevamo. Ash, mi conosci. Sai che agirei soltanto per la giusta causa. L'hai visto tu stessa. I collettori stanno prendendo di mira le colonie umane e lavorano con i razziatori. Vorrei crederti, Shepard, ma non mi fido di Cerberus. E mi preoccupa che tu lo faccia. Che cosa ti hanno fatto? E se ci fossero dietro loro? Se lavorassero con i collettori? Tipico dell'Alleanza. Siete così prevenuti nei confronti di Cerberus da non vedere la vera minaccia. Vedo che non sentirai ragione. Ricompari dopo 2 anni e mi dici che lavori con Cerberus. Dove starebbe la ragione in tutto questo? Sei cambiato, ma io so ancora dove riporre la mia lealtà. Sono un soldato dell'Alleanza. Ce l'ho nel sangue. Farò rapporto alla cittadella. Lascerò che siano loro a decidere se credere o meno alla tua storia. Avrei bisogno di qualcuno come te nel mio equipaggio, Ash. Sarà come ai vecchi tempi. No, non credo. Non amo particolarmente gli alieni, ma Cerberus è nota per il suo estremismo. Non lavorerò mai per un gruppo simile. Arrivederci, comandante. Buona fortuna. Joker, manda la navetta a recuperarci. Ne ho avuto abbastanza di questa colonia. Shepard, ottimo lavoro su Horizon. Con un po' di fortuna i collettori ci penseranno 2 volte prima di attaccare un'altra colonia.
Non è una vittoria. Abbiamo interrotto i collettori, ma hanno comunque rapito mezza colonia. Sempre meglio che l'intera colonia, e più di quanto abbiamo mai ottenuto dall'inizio delle sparizioni. Ora i collettori saranno più cauti, ma credo che troveremo un altro modo di attirarli allo scoperto. Ash ha detto che l'Alleanza aveva ricevuto una soffiata su di me e Cerberus. Sei stato tu? Potrebbe essermi sfuggito il fatto che eri vivo e con Cerberus. Hai messo in pericolo le vite dei miei amici, del mio equipaggio e dell'intera colonia, solo per attirare i collettori. Un rischio calcolato. Sospettavo che i collettori stessero cercando te o le persone legate a te. Ora ne ho la certezza. Te l'avevo detto che non avrei aspettato mentre i razziatori e i collettori guadagnavano forze. Inoltre, avrebbero comunque attaccato un'altra colonia. Senza alcun modo di prevedere quale, avrebbero rapito tutti quanti. Dobbiamo assicurarci che non rapiscano nessun altro. È il motivo per cui voglio che i collettori vengano fermati. È per questo che lo facciamo, Shepard. Sto concentrando tutte le risorse per trovare un modo di attraversare il portale di Omega 4. Dobbiamo colpirli a casa loro. La tua squadra dovrà essere forte e risoluta. Non potranno esserci ripensamenti. E lo stesso vale per te. Posso supporre che tu ti sia lasciato alle spalle le tue relazioni passate? Non sono affari tuoi. Se influiranno sulla missione, meglio lasciarsele alle spalle. Shepard, quando troveremo il modo di attraversare il portale di Omega 4 per raggiungere il pianeta dei collettori, non c'è garanzia che possiate tornare. Per avere qualche speranza di sopravvivere, tu e la tua squadra dovrete essere davvero determinati. Lascia che sia io a preoccuparmene. Tu devi solo trovare il modo di raggiungere il pianeta dei collettori. Voglio solo essere onesto sulle probabilità. Avrai bisogno che tutti siano al meglio. Ti ho inviato altri 3 dossier. Continua a riunire la tua squadra mentre cerco il modo di attraversare il portale. E fa attenzione, Shepard. I collettori ti terranno d'occhio. Immagino che dovremmo farlo davvero. Attraversare il portale di Omega 4 e affrontare direttamente i collettori. Non vedo l'ora. Tuttavia, dopo ciò che quei bastardi hanno fatto su Horizon, ti fa riflettere. Qualcosa non va? No, è solo che, anche se ce la faremo, ci sono buone probabilità di non tornare. Dovrò occuparmi di alcune faccende in sospeso. Immagino che anche gli altri provino lo stesso. Chiudere ciò che è incompiuto, capisci? Comandante, mi dispiace, sono un po' distratto. Questioni personali non influiranno sui miei doveri. Ho sempre tempo per il mio equipaggio. Che succede? Come dicevo, è una questione personale. Non voglio sprecare il nostro tempo in una stupida ricerca, ma... L'altra notte un fantasma mi ha fatto visita. Un familiare. Ti ascolto. Il mio diario personale ha ricevuto notizie sulla Hugo Gernsback, la nave su cui serviva mio padre. La settimana scorsa ha inviato una richiesta di soccorso. Shepard, quella nave è scomparsa 10 anni fa. All'epoca non parlavo con mio padre da 3 anni. Ho sepolto tutto, a parte il suo corpo. Potrebbe trattarsi di un segnale di soccorso automatico. È passato troppo tempo. Forse saresti più contento se tuo padre fosse ancora vivo. Non ci siamo frequentati molto e non ho brutti ricordi legati a lui. Ormai è una ferita rimarginata. Ma sei ancora vivo e ha bisogno di aiuto. Inoltre, di solito le richieste di soccorso non vengono trasmesse alla Normandy. Questa è arrivata nel mio diario personale attraverso i filtri di Cerberus.
Credo che ne avremo il tempo. Invia le coordinate a Joker. Grazie, comandante. Probabilmente troveremo solo un po' di ossa polverose, ma almeno così non ci penserò più. Messaggio in arrivo dall'ammiraglio Steven Hackett, QG dell'Alleanza. Comandante Shepard, ho bisogno di parlarle in privato riguardo a una questione delicata. La prendo nel mio alloggio. Comandante, grazie per la disponibilità. Vengo subito al punto. Abbiamo un agente sotto copertura nello spazio Batarian. La dottoressa Amanda Kenson. La dottoressa sostiene di avere la prova di un'imminente invasione dei razziatori. Perché rivolgersi a me? Stamane ho saputo che è stata arrestata dai Batarian. La tengono in una prigione segreta con l'accusa di terrorismo. Deve introdursi nella prigione e salvarla. E come favore personale, le chiedo di intervenire da solo. Me ne occuperò immediatamente. La prigione è nascosta sotto l'avamposto Batarian di Aratoth. Le invio subito le coordinate. Non appena l'avrà salvata, verifichi la sua scoperta. Ne riparleremo al suo ritorno. Ricevuto. Hackett, chiudo. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Il raggio particellare dei collettori è un'arma dalla struttura alquanto insolita.